serie B. Sì, ma c'è che se una batteria solare. E che vuol dire batterie? No, no, questo invece, questo in effetti è un è sempre un discorso di energia, come si dice, praticamente sono pannelli solari. Ah, che poi non sono solari perché comunque è la luce, è la luce di per sé, va bene. Sono piccole, certo, a livello di gioco, però a livello di fanno un piccolo, e ovviamente questo per cui ti raffredda, che poi l'altro pure che si muove, sì, sì, è un principio, è un po' diverso. Questo qua è una cosa ancora più antica, perché questo qua si chiama poi radiometro, è di Crookes, un fisico inglese 1700 e dispari, che praticamente, però qua è su quelle pale che vedi hanno rotazione, praticamente è colpito da questi fotoni che danno la reazione, per cui reazione, cioè come se colpisse, però, perché pure qua se noi spegniamo quello si ferma, sì. Ovviamente quelle facce di quelle piastrine sono, una è scura e una è chiara, quindi sulla faccia scura colpisce sta cosa e dà distrazione. Che poi quel fisico che praticamente si è interessato pure della trasmissione del vuoto di energia, per cui ha fatto il mulinello elettrico in quei tubi a vuoto, che sono i corpi di tutto quello che è stato le invenzioni, cioè praticamente i fotoni vengono usati, i tubi catodici più o meno. Quindi praticamente, no, stiamo entrando nel campo della trasformazione dell'energia. Per cui dato una fonte di energia e dato il mezzo su cui può incidere e determinare una reazione, questa energia termica luminosa si trasforma in energia. Qua è luminosa, in effetti trasforma. Poi io ho il discorso della radiometra di per sé, dico sempre, oggigiorno noi usiamo con tanta facilità il cellulare, no? Certo. Allora, facciamo un piccolo esempio, ma se 60 anni fa, quando eravamo piccoli, qualcuno ci avesse detto, guarda, tu un giorno riuscirai con tanta facilità a comunicare con i turisti, che non pazzi, non è una sorriso, no? Invece purtroppo, cioè oggigiorno noi maneggiamo queste cose. E la cosa caratteristica, ecco perché ne parlo con la radiometra, che noi parliamo di un'onda fondamentale per quello che riguarda l'organismo, che no, l'uomo oppure gli animali oppure le piante, queste le onde diciamo specifiche. E in effetti anche noi nei cellulari riceviamo, siamo immersi in un campo di energetico che colpisce, che però è caratterizzato perché noi possiamo parlare 50 persone con 50 telefonini nello stesso ambiente e ognuno riceve quell'onda che è un'onda caratteristica però specifica per ogni cellulare. Allora torniamo all'onda del soggetto che noi analizziamo in radiometra. L'onda fondamentale è quella, che però ognuno ha una piccola differenza, piccolissima, ma che ci sta, come le impronte digitali, che caratterizzano tutti gli individui, però ognuno è diverso. No, questo per tornare, quell'onda fondamentale è il cioè, FK57503, che è quella caratteristica del soggetto, no? E poi ovviamente se ci sono situazioni di squilibrio, varia un pochino. Va bene, che cosa volevo dire? No, allora, mi sembra che stiamo entrando a buon diritto nella tematica della radionica e della radiobiologia sperimentale, e questo è il nostro terzo incontro, il nostro, sì, che abbiamo fatto tra marzo e giugno di quest'anno, 2014, e fare delle riflessioni, perché sia io come Oreste Bellini, sia tu come Massimo Troise, diciamo che sono perlomeno 30 anni, 40 anni, se non qualcosa in più, io dal 68-69,
45 anni che, se non 50, sì, che siamo, no, attenti, immersi, studiosi, sperimentatori, certo, di questa fenomenologia introdotta da Allegari e realizzata nella sua apparecchiatura che permette la ispezione e la prospezione attraverso la CRC, la centrale radiobiologica realizzata su suggerimento, disegni e supervisione di Giambattista Callegari da Felino Raffaele, certo, Troiso, suo padre. Certo. Ora, a distanza di tanti anni in cui tu, coadiuvando prima tuo padre e poi prendendo il suo posto, e io che ho continuato sempre a sperimentare, mi chiedevo e ti chiedo quale considerazioni possiamo fare, partendo sempre dalla realtà del mezzo, che per prima cosa è un sistema circuitario che viene alimentato con, e qui mi vuoi dare una mano, riferendo subito che il circuito in per sé è un circuito passivo, cioè nel senso non alimentato energia tradizionale, quindi né l'energia elettrica né tanto meno ci sono pile oppure so. Noi l'unica caratteristica è la circuiteria è fatta in modo perché secondo la teoria Gallega esiste un'energia che viene presa, viene captata dall'esterno, e quindi è questa quella che è un tributo fagile, che poi noi ci abbiamo piccoli esperimenti, anche se sono un po' trascurati, perché mettevano in evidenza il fenomeno radiologico dal punto di vista energetico, per cui praticamente certe cose avevano dei movimenti che non erano causati da nessuna sorgente tradizionale di energia. Questo per quanto riguarda. Poi, per quello che riguarda la teoria di per sé, nel piccolo dobbiamo dire che noi parliamo di un campo K, quello che abbiamo pure illustrato già precedentemente, dove sostanzialmente si dice che si abbatte l'impedenza, si abbassa a zero l'impedenza, per cui a quel punto la caratteristica è che della trasmissione di questi segnali avviene praticamente a distanze limitate, ed anche come tempo non ci sta, non ci sono limiti. Questo è un pochettino una cosa che noi, cioè a chi ha studiato normalmente dice ma voi affermate queste cose, lascia un poco, diciamo, infatti, perplessità, nel senso che io lo dico proprio quello che abbiamo studiato a scuola, all'università ovviamente colza un po' con quella che è la sperimentazione e la teoria radiologica. Quindi possiamo fare una prima considerazione, sì, no? Io da profano dell'aspetto del circuito, diciamo, e della fisica elettro magnetica e delle altre frequenze. Come me l'immagino io profano è che la lambda K, sì, l'onda fondamentale, la larghezza fondamentale, che è l'oscillazione degli elettroni dello strato K, perché non sono ellissi, sì, ma c'è anche un movimento di rotazione, si potrebbe chiamare, sì, e di controrotazione, viene in realtà potenziato perché c'è una interazione che viene favorita dall'assemblaggio circuitario tra, diciamo, il sistema X, che è l'atomo biologico, sì, cristallino, solido, vegetale, eccetera, con un sistema che di per sé continua nel suo inviare degli stimoli fotonici o fotonici. Allora questa continua interazione che viene amplificato, perché? Perché se mettiamo un'immagine o contatto con le dita, con la centrale radiobiologica, allora si entra in risonanza e si entra nella dimensione dell'effetto K, del campo, gli effetti del campo K.
al di fuori di questo, questo fenomeno non si ha. Quindi in qualche modo io da profano, quindi posso anche essere, diciamo, una persona che fantastica, però mi sembra che se c'è un membro di negazione, l'energia X che continuamente passa, in date certe circostanze, l'elemento, lo strato K dell'atomo, tende ad essere amplificato. Sì, comunque sia. E imposto questo fenomeno in una centrale radiobiologica, questo può essere, uso una pessima parola, ma condizionato, cioè nel senso che può entrare in risonanza con tutto ciò che entra, diciamo, in questo campo K, che è rappresentato o dal centro del disco, facendo contatto almeno una volta, così era, con l'antenna centrale, oppure con una foto messa nel, nel campo, oppure con i due contatti. La foto, altra cosa, il testimone, il ponte che assicura l'entrata in risonanza, quindi cioè quello è quell'aspetto fondamentale. La risonanza va intesa adesso non solo come rafforzamento di un segnale tra due corpi A e B che tendono ad assumere la stessa vibrazione, ma anche come uno scambio mutuo di energie e quindi di informazioni. Allora, questo non ha nulla di misteriosofico, ma è veramente una realtà fisica. Conoscevano i romani che se portavano il passo crollava il ponte, e chi fava il violino non beve il cristallo, eccetera, eccetera. Quindi questa fenomenologia di entrata in risonanza, che è la parte iniziale del processo radionico e radiobiologico quando operiamo, perché prima dobbiamo stabilire, ha una taratura della macchina, mettendo il, adesso c'è una sola manopola, prima ce n'erano tre, due manopole venivano messe su 5, 750, 52, 53, già è stata la risposta del radiomicrometro era che si posizionava su quella frequenza, indicava quel campo, dopodiché con la terza manopola si attivava il campo in cui c'era il testimone o il contatto, o il circuito che portava il contatto. Nel momento in cui si arriva il condensatore della terza manopola e si avvicinava al campo del 5751, l'oscillazione verso il campo 5 cominciava, no, dall'essere perpendicolare, cominciava ad oscillare e assumere adattazione. Questo movimento in senso orario e in senso antiorario a secondo dello stesso è l'espressione di un'avvenuta risonanza ed eccitazione di tutto il sistema col testimone e con l'oggetto reale, indipendentemente dalla distanza in cui si trova. E anche questo è un aspetto che può sembrare misteriosofico, ma non lo è. Le prove di questo, lasciando stare persone strane, personalmente tutti e due ci siamo trovati a ricevere aiuto, stando lo stesso successo. Certamente, io lo racconto sempre. Nel senso, anche per me, insomma, i momenti in cui rispetto a questa disciplina, questo metodo, c'era qualche dubbio, perché nel senso, però poi l'hai provato sperimentalmente sulla tua pelle e a quel punto devi accettare e condividere che la cosa di per sé ha un significato abbastanza importante. Cioè, mi ricordo un altro questo già tantissimi anni fa, di essere stato seguito da lontano, chiamarmi a Napoli per farmi seguire rispetto alle mie condizioni fisiche, e incredibilmente nel giro di poco tempo ho avuto questo aiuto. Beh, più qualche altra esperienza diretta, anzi una volta proprio si sono affidato proprio a nessuno, a Legani, per un nipotino, il quale stanno su al nord, sotto i ferri, praticamente ha avuto un discorso di peritoneo di cose. E in effetti il papà andava a piangere perché i medici praticamente avevano dato
il ragazzo di per sé oggi ha 35 anni, sì. quindi quella operazione sì, che poi lui è stato a sua volta operato due volte, tre volte, perché questi qua hanno fatto l'intervento, non andava bene. Comunque, questa proprio diretta esperienza con il professore Callegaccia, andai proprio io a portare le forze, quindi andare all'estensivo, ha detto sì, la situazione non è bella, però comunque ci siamo, nel senso che riusciamo a fare. Questo è giusto per raccontare, certo, perché le prove testimoniali di questa straordinaria improvvisazione, altre cose che pure a me mi hanno sorpreso, cioè io non, a volte vedendo i soggetti ho trovato delle cose, pure la persona là si è meravigliosa, non è che faccia l'indomito, cioè non facciamo nulla però pure io sono rimasto meravigliato di aver trovato, di individuare una cosa che effettivamente questo. Poi diciamo la metodologia, il metodo di ricerca di studi è quello che noi conosciamo, la fase diciamo successiva, quella di, diciamo che è assimilabile alla terapia, ovviamente e dipende proprio da quelle che sono le circostanze nelle quali uno sta operando, nel senso che io lo dico, i miracoli non si fanno, nel senso che però a volte il tentativo si fa di riequilibrare la situazione e poi a seconda che situazione si recupera in breve tempo oppure mantiene, quel recupero viene mantenuto oppure non viene mantenuto. Sì, sembra una cosa no, ovvia, cioè o può essere bianco, o può essere grigio, può essere nero, non è così. E l'accuratezza della, tra virgolette, indagine diagnostica e la capacità di lettura della risultante, della componente da aggiungere o da togliere al campo per riequilibrare è un'esperienza molto delicata. Esatto, molto delicata. Nel senso che più si riesce a lavorare su una fondamentale, cioè ad avvicinarsi alla massima risonanza, più il tempo e l'incisività dell'intervento funziona, nel senso che c'è un tempo di latenza minore o un tempo di latenza maggiore. È chiaro che dobbiamo considerare, sempre adesso da un punto di vista un po' più metaforico, come se ci fosse una sorta di vasi comunicanti tra la salute e il disequilibrio che in quel momento affligge un organo e quindi il soggetto. Per cui riequilibrando a volte tutto l'individuo, tralasciando la parte sofferente, perché così richiede. Sì. Altre volte invece... L'intervento che si fa. O deve essere specifico. Oppure specifico. Oppure sapere leggere e trovare le strade, che poi è quello che ci auguriamo anche noi nella certo. Medicina normale. Certo. Perché delle volte anche la medicina opera che si va, mira direttamente a dove ci sta qualche cosa, però poi non si rende conto che va a squilibrare certo. Altre situazioni. Quindi anche questo aspetto qui ci porta adesso, a distanza di tempo, a formulare un po' delle considerazioni. Per esempio, una cosa che mi ha sempre affascinato è sì. Il grande lavoro di Callegari che ci ha dato Sergio Iovino, ma soprattutto anche l'altro lavoro che è in qualche modo visto meno, ma è lo stesso molto importante, quello di aver tradotto in linguaggio comprensibile, direi ufficiale tra virgolette, il campo delle frequenze, nel campo diagnostico, nel campo della ricerca mineralogico, geologica o diversa. Sì, indubbiamente sì. No? Per esempio, non so, il 4758 e l'8 zona, quindi quello di poterci dare un vocabolario per poter scambiare esperienze, perché in realtà, questa è la prima considerazione, la cosa affascinante, se vogliamo essere semplici ma non semplicistici, vogliamo cioè complicare la sì. Cosa, è che io posso dire non che ho un infiammo alla coricisti o c'ho un'infiammazione al tendine di Achille o a un osso,
ma il vero linguaggio è che io ho rispetto al nord geografico un'alterazione di 45 gradi o di 115 gradi. No. Allora, ci rendiamo conto, no, di come semplificando poi andiamo a comunicare. Perché se noi non avessimo e non vogliamo utilizzare il traduttore che ci ha fornito Calera, onda 2, che è un 115-120 gradi rispetto, sì, al mondo, che senso ha? Che senso ha? Se non consideriamo il traduttore che ci ha fornito Calera, dire tu hai uno squilibrio rispetto al nord posizionato a 120 gradi e il tuo rimedio, tra virgolette, è un angolo di 60 gradi. Questo sconvolge, questo è il vero sconvolgimento di pensiero, è il vero sconvolgimento di metodologia, di cominciare a guardare. Tutto ha sintetizzato il tutto in una maniera, no, di una precisione impeccabile, che il dire che c'è un equilibrio, che il pendolo fa 360 gradi di rotta, non il pendolo in senso radiestesico, fa un'oscillazione di 360 gradi, quindi non si polarizza su nulla, il che è il massimo scambio energetico tra l'interno e l'esterno, di che cosa? Non lo so, ma nell'ambito del circuito c'è una comunicazione, cioè in risonanza, per stabilire la risonanza c'è un'oscillazione senza polarizzazione. La polarizzazione, cioè il malessere, è espresso, però è anche causato da una polarizzazione, perché il rimedio è una polarizzazione a volte complementare. Complementare, non così la non complementare rispetto all'angolo di polarizzazione, no, cioè non è che se abbiamo un disturbo che, se lo leggiamo soltanto in riferimento al nord, se ho un disturbo di 180 gradi, cioè di qualcosa che polarizza il radio di Roma da 180 gradi, non è che il rimedio è 360 gradi. No, no, ma in questo senso non c'è simmetria. Infatti si è sempre detto che non esiste, esatto, nessuna, da un punto di vista. Però ricordiamoci fisica, che però i vettori, non è che le onde si sommano e si viene. Perfetto, ma ti rendi conto di che cosa significa questo? Cioè che uno squilibrio viene riequilibrato, uno squilibrio, cioè una depolarizzazione nel senso che dicevamo prima. Una polarizzazione che segnalata dal radiometro a 125 gradi richiede, no, attraverso l'acceleratore e il deceleratore di una frequenza complementare, noi la chiamiamo, che è per esempio un angolo di 60 gradi rispetto al nord. Come si fa a pensare una cosa del genere? Cioè, qual è l'insegnamento che se ne trae? Non lo sappiamo, io personalmente mi ci sto cercando e ci sto studiando, però in ultima analisi, noi abbiamo la necessità di avere l'apparecchio militare, questo sì, sì, e quindi e diventa centrale, come diventa centrale il tutto teorico e circuitario, diventa centrale questo fatto che deve essere orientato. Quale può essere il motivo in cui deve essere orientato al nord? Il motivo è appunto per poter poi trovare il collegamento con il discorso che dici tu, che noi ci esprimiamo in funzione di leggere le variazioni o gli squilibri oppure i medi, sempre in funzione di questa caratteristica, il quadrato e l'orientamento che teniamo stabilito, perché altrimenti ci troviamo. E quindi l'orientamento diventa una delle componenti fondamentali del fenomeno radionico e radiobiologico, secondo certo, me? Sì, secondo me sì. Questa non è una cosa che ci sgancia dalla individualità, pur rimanendo individui, e ci sì, porta in una sorta di relazione molto più larga. A caso, sì, banale, però parliamo di riflessione da semplicemente, noi non ce ne accorgiamo, ma comunque noi che siamo sulla superficie terrestre, su questo pianeta, comunque siamo immersi
in un campo magnetico che praticamente con le polarità, tant'è vero, una cosa di cui oggi ci preoccupa è le previsioni di questi precedenti sì, poli, che si avvengono o non avvengono. Quindi rimane questa considerazione, questo, sì, che anche l'orientamento rispetto al campo magnetico ha un suo significato, suo esserci, perché è importante. È un'altra dimensione fisica che viene a entrare nel gioco radionico e radiobiologico. Ma non solo, voglio dire che addirittura è anche andato oltre, cioè proprio l'individuo di per sé, che a noi ci sfugge questo fatto. Del resto esistono pure delle scuole di teorie di cose, per cui gli individui, a seconda di come sono orientati, cioè le famose filosofie, il feng shui del terreno, le cose, oppure le reti di Hartmann, di cui... Sì, dico, appunto, a parte le... Cioè, no, voglio dire... Le... È una considerazione sì, importante questa, che pure noi nel nostro vivere, nella nostra vita, siamo disattenti, ma in effetti è importante pure... Sì, è una cosa sconcertante questo fatto che se il rimedio lo può... Ed ecco, no, io vorrei andare oltre, quando noi sconfiniamo in quello che è il discorso dell'architettura, dei luoghi, delle cose, cioè, perché sempre là è importante pure fare riferimento all'orientamento, importantissimo questo, che là sarebbe come da, forse si sta andando un po' avanti sulle teorie, cioè l'applicazione la radionica, uscendo dalla radiobiologia e tornando al discorso di fisica in generale, per la ricaduta, diciamo, sugli studi dei luoghi, degli spazi, dell'architettura, cioè, c'è un collegamento, ovviamente qua non vogliamo perdere troppo tempo, ma ci sarebbe da, appunto, da studiare. Quindi non a caso io avevo preparato l'apparecchietto e era un momentino più idoneo, diciamo, allo studio di architettura. Non ha avuto seguito, vabbè, nel senso che il carissimo ingegnere poi non c'è più, e quindi l'ho trovato vicino, che forse lo sorrendo l'hai conosciuto, ingegnere di Napoli. Sì, sì. Era un bel personaggio. Sì, sì. Che quindi voleva, a parte le sue esperienze poi vissute là in Africa, che lui è stato per 10 anni, e quindi in Somalia, e lui là, nonostante fosse partito con un pregiudizio, poi dopo l'esperienza che ha vissuto là in tanti anni l'ha portato ad approfondire le cose, e quando è tornato a casa ha detto: no, questa cosa, caspita, ha un significato. In effetti una persona come lui, scuola classica, però poi approfondivo certe cose, mi testimoniava per gli studi fatti, per la ricerca dell'acqua che aveva fatto lui insieme là, per esempio, lui la cosa mi ricordava che però giustamente l'acqua, diceva, deve essere in movimento, la sorgente di acqua, è quella che ti dà la risonanza. Cioè, poi questi famosi dati umani, i abdomati, sì, che la scienza non riconosce, poi sì, è importante l'esperienza. Se il soggetto è bravo e ha quella sensibilità, è capace di trovare. Io ho un pozzo artificiale, scavato da me e dagli altri amici nella terra di Intri, e abbiamo trovato con un abdomato. E a 87 metri abbiamo trovato un fiume di acqua che alla fine è ottimo. Abbiamo perforato, messo delle pompe, cioè adesso abbiamo l'acqua da 15 anni, 20 anni. Per dire, capito, i dubbi che, cioè, voglio dire, la scienza di per sé. No, sì, ma però... perché? Perché la domanda, no? È il circuito uomo che in qualche modo che amplifica, però pensa, è polarizzato sull'acqua. Sì, sì, questo sì. Non è che sta pensando questo alla luna, sta pensando all'acqua, sì, quindi sì, in qualche modo, e questa è un'altra considerazione che volevo fare. Cioè,
tutti facciamo un'esperienza su cui riflettiamo poco. Per esempio, non il vuoto mentale nel senso di confusione o di stato di malessere, dici, ma la libertà di pensiero, in quel caso, a volte, il soggetto operatore comunque, oscilla lui come acqua, perché pensa all'acqua ed entra in risonanza, ci vuole un po' di tempo, e probabilistica, non riesce a dire la profondità, certamente, non riesce a dare una soluzione, però entra in risonanza, perché io ho visto e ho provato, provato personalmente, pure a me oscillava. L'hai provato, quindi. Quindi però al di là adesso sempre dell'interpretazione misteriosofica che non c'è, ma è il fatto che la mente dell'uomo è polarizzata. Allora, poiché ho studiato la mente e ci sono guadagnato da vivere, e ho sempre notato che nei miei pazienti, nelle persone, cominciando da me, a miei vicini, amici, cose eccetera, oscillano da una serenità legata al fatto di avere la mente sgombra da pensieri, desideri, urgenze e bisogni, al fatto del turbamento o della gioia o del dolore di fronte a un evento che polarizza la nostra sfera affettiva, la nostra sfera emotiva, la nostra sfera conoscitiva. Che se ne sente, no? L'ambiente del fatto che la polarizzazione, che la polarizzazione è un evento universale e quotidiano, per non dire ad oras, no, continuo, è quello continuo. Io ne allora, perfettamente. Quando c'è sintonia o no, e questo anche negli squilibri praticamente, certo. Perché allora c'è una fonte, qualche cosa che comunque ti porta a uno squilibrio. Allora, mentre la centrale collegare ci dice che è tutto in equilibrio perché c'è una rotazione radiante, così una mente serena, se pur avendo tante fantasie e pensieri, non sono così concentrate, polarizzate, catturabili l'attenzione e l'energia biologica, tale da farci stare male. Cioè, se uno si piglia una cotta, per una ragazza pensa sempre a quello, e che se ne vede di polarizzazione gioiosa, se è cambiato, doloroso se non è ricambiato. E per togliersi da quella risonanza o polarizzazione, ci vuole dello spazio-tempo, perché se viene rifiutato quel dolore per spegnersi, richiede un certo tempo, e quindi anche un non frequentarsi un certo intervallo spaziale perché quella polarizzazione possa ridursi. Poi si chiama in termini cose il disinvestimento emozionale, affettivo, liquidico, energetico, tutte queste cose qua, però resta il fatto fondamentale che ci riporta a dire rispetto a un angolo, no, rispetto al nord c'è uno squilibrio di un angolo. E questo che significa? E ci riporta a questa modalità, il che ci porta ancora, no, un'altra considerazione che ne discende, no, da adesso, che la radionica e la radiobiologia stanno introducendo attraverso la loro teoria e la metodologia, no, di applicazione, ci stanno senz'altro suggerendo che è necessario che ci sia anche un cambiamento interno alle persone che si avvicinano a questo studio attraverso una riflessione dell'esperienza che si fa. Questa è la mia personale esperienza, ho sempre riflettuto su quello che facevo, perché ci porta veramente a vedere che siamo in un'epoca in cui Callegari, la Fede Troise e tutti gli altri estimatori, Uccioli, Quinzi e tanti altri che per l'età mi sfuggono i nomi, ma che sono presenti nella mia testa e nel mio cuore, fino a noi, no? Siamo, diciamo, all'inizio di una epoca e di un'era che vede un modo completamente diverso di relazionarsi col mondo, con gli esseri umani, con gli esseri viventi e con l'universo. Cioè, ci sta piano piano la radiotica, se la si studia, la si frequenta serenamente, tranquillamente, senza né eccessiva, né eccessiva fede, ma solo sull'esperienza e soprattutto l'esperienza interattiva tra me, il mezzo e il soggetto su cui mi sto interessando, e riflettendo a cosa succede nei vari passaggi
dal tarare la macchina fino a, alla telefonata dell'amico che dice: sai, mi faceva male la cervicale, adesso bene, cazzo mi è passato. Bene, va bene. Allora, tutti questi passaggi vanno visti sia in funzione di una realtà fisica, per quanto sconvolgente, per quanto possa suscitare perplessità, meraviglie e dubbi, e questa è una cosa bella, sì, ma soprattutto portarci a cominciare a pensare che le cose possono essere viste in una maniera molto diversa, certo, di cui noi riusciamo al momento, oggi, 2014, con 60 anni di esperienza radionica per chi ci ha preceduto, una cinquantina, una 45, 50 anni, sì, frammente, sì, questo ci porta a dire che stiamo cominciando a vedere dei bagliori di chissà quale bellissima realtà fisica e soprattutto interattiva tra gli esseri umani, tra il mondo e gli esseri umani e il mondo, no? E l'universo. Sperando che questo ci renda finalmente migliori, nel senso della cultura che può trasformarci veramente con la consapevolezza di essere un fenomeno unico in questo universo e di essere stati in grado, attraverso l'evoluzione scientifica, di arrivare fino alla radionica e alla radiobiologia, anche se nei suoi albori, però che chissà che cosa potrà portare nel corso del tempo. Almeno mi viene una cosa, forse no, voglio dire che non siamo sufficientemente preparati, ma tutto questo è il nostro discorso alla luce di quelle che sono le esperienze di quantistica di cui oggi si parla. Perché pure là, alla fin fine, la scienza che sta arrivando a questa idea di un qualche cosa che sta in comunicazione, certi equilibri, è come se fosse una musica che mantiene in sintonia le varie cose. Per cui, però, dobbiamo un pochettino approfondire, perché pure io non sono tantissimo preparato su queste cose. Ma giusto, oggigiorno si parla di questo, questi legami fra le cose che comunque comunicano, pure a distanze enorme, certi avvenimenti piccoli che comunque hanno un riflesso a distanza. Quindi tutto l'universo sta in un movimento. E quindi per saperne di più, sì, la radionica, la radiologia ci insegnano che deve passare l'esperienza attraverso di noi e trasformare anche noi per poter ampliare, sì, no? le considerazioni e ciò che possiamo apprendere dall'esperienza. Pensare e sintetizzare, non in maniera semplicistica. Ecco, il mio infiammo alla mano è un angolo di 120 gradi, no, che la cosa è di 60 gradi. Leggi, no, è sconcertante. Sì. No, perché è ridotto il segnale a quella definizione. A quella definizione. Però ha un senso. Se io non utilizzo il nord, l'orientamento. Ah, vabbè, non potesse, non c'è riferimento. Allora, non ho i riferimenti. Allora, i riferimenti, questa è la domanda cruciale, se no io sto facendo delle considerazioni sull'esperienza, però attraverso un angolo, un vertice di osservazione e considerazione abbastanza fantasioso. Ma se io sono costretto a tener conto dell'orientamento facente parte quindi del sistema circuitario, sì, del modo con cui si amplifica il segnale attraverso una fonte che non sappiamo, però onnipresente, e l'orientamento, è chiaro che il circuito deve avere delle caratteristiche. Se lo facciamo di legno avrà un'impedenza 1000, se lo facciamo d'argento avremo un'impedenza 0,00, sì, e quindi il circuito come materia incide, l'assemblaggio più o meno incide, perché se io metto, faccio io il circuito, l'assemblaggio non ne capisco niente, non credo che possa funzionare. Certamente, oh, ma osservare delle caratteristiche, deve rispettare delle leggi fisiche, sì, sicuramente sì. E poi c'è l'ultima cosa, che è l'orientamento. Quindi se si considerano i tre aspetti, si vede che il sistema radionico è costituito da tre aspetti imprescindibili perché il fenomeno
si attivi. Orientamento, qualità del materiale e organizzazione circuitale. E poi c'è il quarto che incide in qualche modo, che è l'uomo, che è l'operatore. Però comunque l'operatore non deve tenere nessuna caratteristica, cioè non si chiede. Però la macchina cosa fa? Corregge lo squilibrio, anche se l'operatore è assente. Però è importante nel gioco diagnostico e di frequenza cerebrale. Noi conosciamo un'attività sempre che costante, ci sta sempre. E questo non a caso le raccomandazioni del buon Felino, che dice non la tenere, la centrale non la tenere in camera da letto, perché comunque, vabbè, questa è stata una cosa che c'è. Sì. C'è stata è per dire che sono quattro gli elementi che fanno parte, no, della fase di rilevazione. Sì. Poi per quanto riguarda la fase invece di correzione, là è un fenomeno solo di polarizzazione e depolarizzazione. Sì. Quindi il più e il meno è in realtà un viraggio rispetto al nord dell'energia. Cioè, se consideriamo le correnti agenti degli aerei, sì, sono dei tubi in cui c'è un vento di 400 km all'ora in un cilindro lungo di spazio che è, diciamo, di diametro di pochi chilometri. I piloti sfruttano questo vento per risparmiare carburante. Si accorgono che stanno entrando nel cuore di questa corrente a jet, perché l'aria da fredda diventa più calda. Quindi guardando il termometro di bordo il comandante dice stiamo per entrare nella corrente a jet, perché la temperatura meno 53 gradi che stanno a 12.000 metri, sì, comincia a essere meno 50, meno 48, meno 47, sì, meno 46, e sono nel cuore, e come se ne accorge aumenta vertiginosamente la ground speed, la velocità al suolo, pur rimanendo la velocità nella massa d'aria uguale. Ecco, allora, questi venti, queste correnti, sono create da microfratture della troposfera. Come se ci fosse una frattura fra un'area più densa e un'area meno densa, sì, a quella acuta, a quella latitudine. Allora, che voglio dire? Che se ne esempio grossolano, per dire che quando l'STA opera, sì, indipendentemente adesso dalla presenza dell'operatore, cosa succede? Che in qualche modo si colma quella discrepanza e si annulla, come conseguenza di questo movimento energetico, si annulla quella differenza di polarizzazione e il radiomicrometro torna nella posizione di inizio. Quindi sempre il fatto dell'orientamento, no? È come se il disturbo fosse legato a una frattura tra virgolette di questa, quindi non è la troposfera, sarà l'introsfera, no? Che si apre ad un angolo di 120 gradi. Per essere riequilibrata il lavoro è di riportare gradualmente l'oscillazione verso un angolo di 60 gradi, utilizzando cioè l'angolo di 60 gradi verso un equilibrio, per cui abbiamo poi una rotazione di 360 gradi. Questa è una cosa veramente interessante. Perché al di là adesso della considerazione di per sé che è importante l'orientamento, è proprio il fatto di aprire la mente, no, ad una fenomenologia che usa delle capacità di riflessione altre rispetto a quelle che quotidianamente usiamo, che sono valide. Però in questo modo si affina ancora di più, no, la consapevolezza che ci troviamo di fronte a una fenomenologia sconcertante, interessantissima e tutta da sviluppare. Certo. Va bene, grazie, ci vediamo allora per il prossimo appuntamento.